Allora, facciamo un po' di chiarezza. Siamo al 24 aprile 2024. Barone Vassallo, buonasera a tutti. Dunque, oggi tornando da lavoro ho trovato una Tesla, perché era proprio una Tesla, che era andata a fuoco. Era al lato della strada dove io lavoro, c'era questa Tesla andata a fuoco probabilmente durante la mattina. Non ho potuto fare delle fotografie perché c'erano delle macchine dietro, ma questa Tesla apparentemente poi mi ritengo di lasciare il dubbio, ma sicuramente è così, apparentemente ha preso fuoco mentre era parcheggiata semplicemente in un stallo pubblico. Dunque, l'auto elettrica è una truffa colossale, assurda, che nessuno in Italia ha voluto. Gli insetti, abbiamo due società in Italia fortissime nella produzione di insetti. Producono milioni di insetti al giorno e sono la Cricket Farm e la Fucibo, rispettivamente, se non sbaglio, delle Marche e del Piemonte. L'alimentazione di insetti non l'ha voluta nessuno se non quattro nerd. Quattro nerd sono anche quelli che hanno scelto l'autovettura elettrica. Cosa rimane? Rimangono altri quattro nerd. I quattro nerd rimanenti sono quelli che vogliono il cappotto termico sulla loro abitazione. Quindi, se andiamo a fare un attimo una semplice equazione autoelettrica, insetti, cappotto termico, tutte cose che gli italiani non vogliono obiettivamente, anche se gli italiani sono un popolo che si fa convincere anche a vendere le proprie parti intime per il bene della collettività. Questo non li ha convinti, forse non li ha convinti perché, a differenza delle altre truffe che hanno subito, questa è veramente evidente come un calcio in bocca. E allora, questi obblighi, queste schifezze, queste depravazioni, perché obiettivamente non sono altro che depravazioni, ma io ci metto anche l'auto elettrica come depravazione. L'auto elettrica è una depravazione, è un qualcosa di contro natura. L'auto elettrica è un qualcosa di contro natura. Addirittura l'essere umano è tecnicamente un motore termico, perché l'essere umano fondamentalmente è un motore termico, ovvero brucia calorie per creare movimento. L'autoveicolo brucia carburante per creare movimento. Quindi l'auto elettrica è
è un qualcosa di contro natura. Tutta una serie di obblighi, di fantomatici consigli, tutta una serie di cose che la popolazione sana, quella popolazione sana, non vuole. Una persona sana di mente non vuole mangiare vermi, scarafaggi, locuste, grilli. Una persona sana di mente non vuole riempire le pareti della sua casa di polistirolo. Una persona sana di mente non vuole un'autovettura che ti mette l'ansia anche soltanto per fare i 30 km per andare al lavoro, o che ti mette la possibilità l'ansia perché può scoppiare e prendere fuoco. E allora dovete spiegarmi, quando un criminale, perché noi abbiamo un criminale a dare consigli, un criminale imbiancato, perché non è neanche un criminale giovane, quindi un criminale imbiancato è ancora peggio di un criminale giovane, è un criminale ancora più cattivo, è un criminale ancora con più esperienza per delinquere. Se questo criminale imbiancato dà un consiglio che può essere quello di rafforzare obblighi che il popolo non vuole. E come rafforzare questi obblighi? Votandoli, andando alle urne e dicendo: sì, io voglio rafforzare le vostre scelte che io, come milioni di italiani, come milioni di europei, non vogliamo. Se un personaggio simile ti dà il consiglio di andare a votarlo, cosa devi fare tu per fare il tuo bene? A voi la risposta. Si parla di elezioni europee. Se voi volete più auto elettriche, più insetti, più obblighi, meno soldi, più disoccupazione, più disperazione, più morte, andate alle elezioni europee. Questo non può far altro che rafforzare la loro folle idea di distruggere ogni dignità umana. Tenetelo bene a mente. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.